Sono stata duramente attaccata, ora per me parlano i dati. Lo ha detto il prefetto di Brescia, Livia Narcisa Brassesco Pace, in apertura della riunione, nella quale sono stati presentati a 2 mesi dall'ultimo report i dati sulle pratiche per l'emersione dalla clandestinità dei cittadini extracomunitari, pratiche presentate nel 2012. Su 5.224 pratiche inoltrate, 3.558 sono già state definite, 960 sono state lavorate negli ultimi 2 mesi. I risultati di questo nuovo tipo di organizzazione ci sono. E mi piace anche ricordare che Brescia è in linea con la maggior parte del resto della nazione. Fino ad ora sono state rigettate 2.153 domande, 184 archiviate, 26 per rinuncia, 78 per parere negativo della questura, 1.116 per insussistenza del lavoro per mancanza dei requisiti. Purtroppo ci sono normalmente mancanza di requisiti che la legge prevede o pareri negativi per ragioni che variano da caso a caso della questura o dell'ufficio del lavoro. 186 nell'ultimo anno i contenziosi per rigetto, 144 ancora pendenti, 42 contenziosi definiti, 38 respinti dal TAR, 4 accolti. Io penso che questi 2.500 persone abbiano bisogno di sapere come stanno in Italia. C'è necessità di cambiamento della legge. Se si procederà con questi ritmi, ha detto il prefetto Livia Narcisa Brassesco Pace, entro la fine dell'anno i lavori saranno conclusi. Alla riunione erano presenti anche i sindacati e i rappresentanti delle associazioni degli immigrati. Se vogliamo essere pragmatici, la situazione in parte è stata risolta. Se vogliamo essere concreti e realisti, io continuo a ribadire che aspettare quasi 2 anni per vedere regolarizzata una posizione in questo paese, c'è qualcosa che non sta funzionando. Non sta funzionando perché manca il personale, non perché manchi la volontà. Il lavoro l'hanno manifestato, la volontà c'è stata.